lingua. Allora, stasera recensiamo. Stasera recensiamo. Sì, si dice così. Come si dice così? Non lo so. Sei tu quello più corto. Da sera recensiamo il ristorante Royal Thai Sushi e thailandese, quello qua dietro. Ok? Quindi adesso stiamo ingressando. Una volta ingressati poi ingrasseremo. Sicuramente. E vi facciamo sapere com'è. A dopo. Eccoci, è andata in bagno. Questo è il ristorante. È molto carino, è a Centocelle a Roma. E propone cucina thailandese, cinese e giapponese. È estremamente accogliente e è anche all you can eat, perché noi siamo degli affamati. E il menù propone un sacco di roba. Questo è il bagno, molto carino. Anche abbastanza pulito. Eccoci, siamo entrati. Questo è l'ambiente che troviamo. Quest'oggi sono un po' di bambini, ma per questa sera non li uccideremo. No, no, poverini, stanno divertendo tra canne di bambù e pigne. E pigne, quelle carine. Abbiamo appena ordinato, abbiamo fatto una piccola lista. Eccola qua. Da premettere che questo è il primo giorno. Cioè, oggi è domenica, quindi io ho iniziato la dieta inizio settimana, è lunedì, e questo è il mio giorno di sgarro. Non so perché non riesco a girare la fotocamera. Il video attivo non lo puoi fare. Ah, allora riprenderò solo te. Abbiamo già ordinato e nell'attesa Emanuele non sa cosa fare, quindi cosa sta facendo. Dai mi cibo, io povera affamata, dai mi cibo, aiutala, aiuto. Ma sembra un Wally, guarda, Wally. Questa è la fame, è la fame di fare questo. Allora, che cosa stiamo mangiando? Che cosa stai mangiando? Cosa arriva mentre? Grazie. Queste sono due. Grazie. Quello che non deve mai mancare per me è la mame. Che cosa sarebbe l'edamame? Accendi, mi fa. Accipicchia. Faccio vedere come si. Guarda come si rimangia. Invece qui abbiamo. Ah, questa è una barca di pesce misto con del ghiaccio secco che fa fumo. Fighissimo. E poi involtini thailandesi, eccoli laggiù. E involtini cinesi. E con questo vi diamo il buon appetito. Questo qui è un involtino thailandese, che è identico a un involtino cinese. Aspetta, fammi zoomare. Là dentro, a questo qui, a parte il mio pelo, c'è anche della soia, spaghetti di soia, bambù e quant'altro. Sì. Siete piccanti, a volte capita anche qualche pezzettino di ciccia. E invece questo qui è quello cinese. Indicata magari la salsa che non c'è questa cosa.
carico, questo ci va bene anche la salsa di soia. È arrivata una cosina per me. Chiaramente. Zucchine e noccioline? Vabbè. No, è un'insalata di mango. Adoro. Allora, in questa insalata c'è il mango, ovviamente, i fiori di zenzero, foglie di limone e arachidi. Un'esplosione di sapori. Vero? Vero? Confermo. Questi sono ravioli thailandesi ripieni di carne in salsa agrodolce con salsa al miele. Non so che roba è questa salsa, ma è deliziosa. E invece lei è l'amore mio. Che ne dici? Aspetta, ferma, vediamo dentro come so. Vedi la carne che c'è dentro? Sì, sì. Allora, cosa ti è arrivato? Beccato! Mi è arrivato? Come pena! Come pena! Amo! Questo è pollo saltato in basilico, col basilico e salsa thailandese. Vedete le mini pannocchiette? Sì. Si vedono. Ma dopo vi dico com'è, eh? Si notano. Miam. Mangiando, cosa stai mangiando? Finendo la mia insalatina di mango. Dillo, mango mannava. No. Mannava. Il mango. Beh, quello è mango e per le altre cose che non bevo noci, cocco, per cos'è? Gomero, no, sono un po' di zenzero, foglia di limone e noccioline. Freschissimo, sa di menta. Molto mentolato, pulisce anche la frutta. Sì, un fazzoletto non andava bene. Che sgrassa dagli altri colori. Sgrassa gli altri colori? Ma si vede, c'hanno dello sgrassatore in cucina. Ovviamente finirò anche tutte le noccioline. Ovvio. Non si butta via niente, neanche il plankton. Guardate con quanta voracità. Yeah. Amore, stai respirando? Usci delle branchie. Io questa sera ho ordinato da bere una gustosissima birra thailandese, la Singha. Non è male, però è un po', ha un sapore un po' lungo, tipo una peroni allungata con l'acqua o del genere. Ma così pare brutto proprio, in realtà non è così male. È solo che ecco, è molto delicato come sapore, quindi per chi ha mai sapori forti questa non è ideale, però per chi invece vuole qualcosa di delicato questa è la Singha birra thailandese. Tu bevi, tu mangi, tanto da te. Allora, ridendo e scherzando, siamo arrivati al dolce. E Emanuele, cosa stai scegliendo? Ma
mi stai riprendendo? No, mi sto riprendendo io. Ah, ok. Io mi prendo i dorayaki. Sei presente? Dorayaki. Quelle fette che stiamo lavando. Aspetta, cosa fai? Bella. Sei presente quelle frittelline nel cartone di Doraemon, quelle dentro tutti i cartoni giapponesi? Quell'astrato era marrone chiaro e al centro era marrone scuro, pensavamo, sicuramente anche voi pensavamo tutti che fosse cioccolato, invece abbiamo scoperto che è crema di fagioli dolci. Marmellata di fagioli rossi. E quindi niente, io mi prendo questi dorayaki con la crema di fagioli rossi. E invece Steffi si prende il mochi. Mochi? I mochi al tè verde, che sarebbero. Mochi al tè verde. Sarebbero questi affari di qui. Questi qua. Che sono fatti con la pasta di riso. Praticamente il riso viene sbattuto. Il riso è proprio il riso. Viene sbattuto. C'è un riso apposta per. Così. C'è un riso apposta per. Scusa, stavo facendo vedere pasta. Come si fa il riso sbattuto. E viene. Il riso sbattuto, dicevo il riso sbattuto. E diventa una... E viene sbattuto su un mortaio fino a che non diventa una pasta di riso. Una pasta di riso diventa una pasta molto morbida, appiccicosa, malleabile, che tu sbatti facendo e è buono, molto buono. Loro usano la pasta di riso, lo usano per fare. Ma sai qua la palma o me? Non lo so. Se lo usano per fare un po' tutto il riso, e anche ci fanno anche le grappe, i grappi di riso. Dopo vi facciamo vedere i piatti appena arrivano. Eccoli! I tanto attesi dolci! Allora, qui abbiamo i dorayaki. Queste frittelline con marmellata di fagioli rossi. E da questa parte abbiamo il mochi. Sì, ma abbiamo anche un problema tecnico. Dal tè verde e un po' di gelato. Vero? Ci mancano le forchette. E quindi adesso noi le andremo a rubare un altro tavolo. Come un ninja svagheggio e oh, un buon dolce. Stai facendo il video? Ok, allora intanto io ho già tagliato un pezzettino di mochi e lo sto per alimentare. Vedete come si taglia. Una cosa spettacolare, è molto morbido, la parte bianca che vedete è un po' di farina perché viene poi impastato, vediamo un po', così tutta la parte dentro che è tutto ripieno al tè verde, che dovrebbe essere il matcha. Qui di lato abbiamo un po' di gelato, divino. Ah, ma non era diviso, quindi è divino. Divino. Un vino rosso e un vino bianco. Verde. Un vino verde. Eccoci qua. Allora, siamo usciti, siamo fuori. Siamo appanzati. Molto, guardate la panza. Allora, soddisfatti come al solito, non già conosciamo però questo ristorante, ci vediamo spesso, no? Sì. E abbiamo deciso di cominciare a fare delle recensioni anche dei ristoranti dove andiamo a mangiare come ciccioni. Quindi in quanto ciccioni adesso vediamo il conto. Allora, abbiamo mangiato tanto. Parecchio. Il totale del conto, considerando che è anche il menù fisso, quindi c'è il menù fisso da quanto? Da 21,50 euro. Oh, you can eat, oh yeah, wonderful. Ok, il totale è di 59 euro e
70 centesimi. Quindi, considerando che i dolci non sono inclusi nella You Can Eat, giusto, considerando che le bevande non sono incluse nella You Can Eat, giusto, che altro abbiamo preso che non era incluso? No, basta. Alla fine abbiamo speso 21,21, sono 42-43 euro di You Can Eat. E poi abbiamo speso, no, ci sono i dorayaki 4 euro. Il mochi 3,50 euro. La birra 5 euro, viene importata dalla Thailandia, quindi ci può stare. E l'acqua frizzante da un litro da 2,50 euro. Il resto era tutto compreso, quindi il totale è 58,80 euro. Siamo soddisfatti? Sì! Sì, siamo al ristorante thailandese, quindi potete tranquillamente venirlo a provare perché è veramente ottimo. Sì, io poi aggiungerei che secondo me non è un all you can eat come, sì, come io sono altri. Qui non è un all you can eat come tutti gli altri, perché i piatti sono ben curati. E la vuoi smettere? I piatti sono ben curati e il cibo è veramente fresco, quindi venite e provatelo. Il ristorante resta qui a 100 celle. Sì, in genere non si sposta, rimane, no, qua. No, è in via... Questa è Piazza delle Camelie. Piazza delle Camelie. Il ristorante si chiama, eccolo lì sopra, Royal Cucina Thai. Asiatica Royal Thai, c'è un bandierone. Piazza delle Camelie 37. Esatto, qui dietro di noi. Questa, c'è questo bar con l'attico super splendido, fico. Ciao. Qui siamo noi. E questa è Piazza delle Camelie. Comunque, Royal Thai, approvato. Approvato. Direi che quante stelle gli vogliamo dare a questo Royal Thai? Andiamo nei 15 su 5, dai. Non esagerare. Doppio pollice in su, dai. Il nostro voto è un doppio pollice in su. Ciao. Ciao.